cercheremo di essere velocissimi, proprio l'attualità, quella più importante, e io non posso non partire da quello che è stato l'esito delle elezioni in Catalogna, che diciamo, seppur non così eclatanti dal punto di vista percentuale al voto, senz'altro sono una, come possiamo dire, un'importante apripista, vero, verso il desiderio di indipendenza di molte regioni. Ma sì, direi che il risultato c'è stato. Artur Mas non ha più alibi, visto e considerato che ha un risultato che gli permette di rendere operativo, di rendere realtà quello che ha sempre promesso. E quindi ha una doppia responsabilità: da un lato rispondere ai catalani che lo hanno votato, che chiedono l'indipendentismo, chiedono la secessione da Madrid; dall'altro anche portare avanti l'istanza indipendentista, che è un'istanza europea. Cioè, e per capirci, se Artur Mas non riesce a fare l'indipendenza in Catalogna, vuol dire che fino ad ora tutti abbiamo giocato e scherzato. È un po' quello che è accaduto nel 9 novembre 2014, quando Artur Mas chiedeva e annunciava di fare il referendum e poi non l'ha più fatto. Cioè, penso che ormai siamo arrivati al vedo, cioè, quindi con questo risultato i catalani sono espressi. Come dice Mas, è la vittoria della democrazia, ma la democrazia poi deve trasformarsi in atti concreti, quindi l'atto concreto è sicuramente l'indipendentismo.